Buonasera, 131 ⁇ aggiornamento. Sale l'incremento dei contagi dal coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1640 nuovi casi, dunque circa 250 più di ieri. Nella regione Lazio ieri si sono registrati altri 198 malati. Più casi gravi, boom di ricoveri agli ospedali, triplicano i letti COVID-19. Allerta della ASL da inizio settembre: più 38% nei reparti speciali. Nelle terapie intensive, più 237% di pazienti. Nell'ASL di Frosinone si registra un caso, qualche che giorno fa è venuto a mancare Giuseppe Carlini, storico fornaio e impeccabile uomo. A tutta la sua famiglia le sentite condoglianze. Oggi, purtroppo, è venuto a mancare il musicista amico Nestore Reali. Voglio leggere una frase che è stata già riportata e che uh, penso che è questa qui che vedete: a Nestore Colonna della nostra banda, va il nostro caro saluto. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia, in particolare alla moglie Giuseppina, e i suoi fi due figli, Maria Pia e Tonino, e al consigliere comunale Cadiuscia Moscarelli. Ciao, Nestore, e grazie per quello che hai fatto per la nostra associazione. E io dico, e non solo, Ricordiamo la bonifica di San Nicola, persona molto attenta. Ecco, qui sono dei momenti particolari della nostra banda, dei nostri momenti di allegria, dei nostri momenti di stare insieme, di vivere quelle, quelle soddisfazioni che la vita purtroppo ecco, alla fine ci toglie. Però rimangono. Questi sono i documenti reali di un momento di felicità. Eh, di persone che sono scomparse, persone invece che sono giovani adesso ancora, ma che hanno vissuto con loro dei momenti di artistici e anche di devo dire anche di, di responsabilità, di racconti della vita. Ecco questo è il momento della bonifica sua a San Nicola, eh, in prima linea, eh, proprio attento e volontario. Ecco un altro, un altro termine che possiamo usare per, per Ernesto, ecco lo vediamo qui in, in questo momento, sempre eh, a San Nicola, quella bonifica che abbiamo fatta nel 91. Io scrissi la marcia a Nicola nel 91 e che lui suonò con la nostra associazione bandistica. Quindi sapeva ben formare anche degli, delle cose che adesso vi dico, continuiamo però a vedere. Questi sono i momenti quando si facevano le serenate a quei bambini, ragazzi che uscivano per la prima volta dalla banda. Quanti, quanti ragazzi che eh, sono usciti dalla banda? Ecco, e noi andavamo a fare la serenata. Lui era il protagonista insieme con Amedeo Corsi, con Menichelli, con, eh, con Terenzio, Mo, Terenzio oh, Trombetta col carinetto, quel famoso mi ritiro, me ritiro ecco, questi erano i momenti felici della, 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 delle nostre cose e che Nestre è stato sempre in prima fila e sicuramente avrà incontrato in questo cammino di, di, che da questa terra all'assù nei ceni ha incontrato tutti altri musicisti che sono, eh, sono andati via prima di lui eh, e che sicuramente faranno una bella banda musicale lì sopra. Poi se la regia manda ancora avanti, quindi sapeva bene formare anche una, un qualcosa di particolare le sioce. Vi eh? ricordate le cioce, la festa ecco, tutti andavano da nestre per fargli fare queste sioce e non solo le sioce, anche le siocentere. E talmente, talmente che io vedo, ho lanciato l'altro giorno questo discorso della festa dell'UA in senso eh, così particolare quest'anno. Ebbene, ho visto che eh, si sta muovendo parecchio su questa sola pagina Facebook proprio in merito alla festa dell'UA, e si vedono anche delle ciocette, ecco, quelle che sono state realizzate da lui. Quindi, con, eh, con questo saluto, che diamo a zio Nestre continuiamo eh, questa nostra diretta ciao amico mio bene auguri e complimenti a tutti i neo sindaci eletti nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorso per i nuovi un bel in bocca al lupo e mi raccomando non è facile il tragitto. Per coloro che sono stati rieletti, un buon lavoro già precedentemente iniziato e ben promosso con il voto dei vostri concittadini. Ancora auguri a tutti, nessuno escluso. Andrà tutto bene. Ecco qua, ragazzi domani si riparte si riparte a scuola e allora non poteva mancare questo nostro augurio dell'amministrazione comunale ricorderemo tutti per sempre l'inizio di questo anno scolastico 2020-2021 dopo mesi di chiusura e di didattica a distanza bambini e ragazzi finalmente riprenderanno il contatto quotidiano con la scuola, compagni e insegnanti. Seppur consapevoli che questo anno sarà diverso per le necessarie regole e limitazioni imposte, abbiamo bisogno di un incoraggiamento per dimostrare che anche in condizioni di emergenza la scuola sa andare avanti assolvendo al suo straordinario e indispensabile ruolo. Auguro a tutti di vivere questa ripartenza con serenità, responsabilità e gioia, affinché l'amore per la conoscenza non venga sopraffatto dalla paura. Non c'è virus capace di fermare la crescita culturale. Buon anno scolastico a, a tutti gli studenti, genitori, insegnanti, al dirigente scolastico e al personale non docente. Finalmente potremo guardarci negli occhi e darci una mano, anche se metaforicamente. Dietro le mascherine, un bel sorrito, un sorriso e via dall'assessore, quindi tutta l'amministrazione, firmato dall'assessore alla cultura e istruzione Cadia Moscarelli e dal sottoscritto. E volevo augurare invece una pronta guarigione all'amico e collega Gaetano Donofrio. Forza Gaetano, sei forte in tutto, vai avanti, ci vediamo presto. Grazie Gaetano, auguri. Altro, uh, quindi stiamo parlando del, de, di Nestore che faceva queste cioci, mm, queste, queste ciocette e così dicendo. Io eh, la, la scorsa diretta ho lanciato l'idea della festa dell'Ua virtuale, quindi la 67esima festa dell'Ua virtuale. Vedo, devo dire, vedo tante tante foto ricordo della festa dell'UA eh, che state pubblicando. Questa è la risposta dei cittadini di Burgola nell'attaccamento a questo evento che purtroppo quest'anno ci vede festeggiare virtualmente, domenica 27 settembre prossimo. E quindi io ancora dico, quindi... Si è mosso già, la macchina si è mossa e quindi stanno già arrivando eh, queste eh, comunicazioni, stanno già arrivando eh, messaggi, già ecco, oh, si possono vedere eh, in, questa, in queste pagine, si possono vedere già le foto eh, di qualcuno che oh, vuole ricordare questa festa. Ecco. Tutto quanto noi lo mettiamo in un contesto che sarà domenica 27 settembre con questi canali quindi con questa dirette eh, virtualmente faremo il più possibile la eh, festeggiare questo questa 67 festa dell'ua. però ecco diciamo oh, la collaborazione è importante la partecipazione è importante quindi avete tutti i modi per farlo lo state già facendo ognuno nei suoi ricordi quindi sta mettendo nei suoi ricordi questi passaggi e allora ecco sarebbe eh, importante che tutti partecipino a questa iniziativa ehm, io la, la butto qui perché questa sera perché poi venerdì non ci sarà la diretta ma ci sarà un'unica diretta domenica alle ore 15 quindi con eh, questo momento di festeggiare la nostra festa del lua. Eh, il, il discorso oh, storico della festa dell'uva lo possiamo eh, rivedere un po' proprio quel giorno. E quindi lancio questo quest appello a chi vuole raccontare un po' storicamente la festa dell'uva? Eh, un altro lancio è quello di chi racconta la festa dell'uva con le poesie. Un altro lancio è chi racconta resta dell'uva con il canto con lo strumento, lo strumento particolare è l'organetto, non tanto la fisarmonica, ma l'organetto. E, e poi chi può far vedere qualcosa? Noi io ho ritrovato un bel filmato, fatto dai ragazzi della scuola. Questo filmato che è stato fatto dai ragazzi della scuola che poi domenica lo, lo facciamo vedere. Fa raccontare a chi oggi non c'è più e a chi è presente particolarità della, delle feste dell'UA, delle edizioni delle Feste dell'UA ad oggi. E quindi è stato fatto noi dai ragazzi della scuola media questo, questo percorso, quindi video registrato e che noi il giorno domenica lo mandiamo in onda e lo facciamo vedere, lo facciamo analizzare e possiamo anche eh, parlare direttamente quindi venire in discussione su quello che vediamo perché se qualcuno ha qualche altra idea a quella che noi abbiamo realizzato con la scuola ripeto eh, benissimo la può fare oppure può mandare ecco qualche video di balli c'è cioè il gruppo folk ci sono due gruppi folk eh, quindi che possono benissimo mandare qualche loro filmato, possiamo parlare di un discorso eh, di cosa vedere nel futuro come presentare questa 67esima, la possiamo anche recuperare però chi sarà poi recupererà eh, e per poter, ecco, investire sulla nostra cultura, sulle nostre eh, tradizioni. E quindi questo è il momento importante, purtroppo Quest'anno diciamo che piove a dirotto 26, 27, 28, pioverà sempre fin, fino al 15 di ottobre purtroppo perché questo coronavirus eh, ci ha bloccato e quindi l'emergenza è fino al 15 di ottobre. Speriamo che dal 15 in poi possiamo vedere le cose ancora meglio, quelle che vediamo adesso. Quindi allora, un invito per domenica 27 alle ore 15 su questa diretta virtualmente faremo festeggeremo la 67esima festa del lua con la vostra presenza con il vostro contributo altrimenti non serve se non quello di far vedere filmati e finisce qui quindi ecco un appello che faccio è un appello importante perché anche in questa maniera possiamo collaborare e realizzare la, eh, quello che è, dovevamo realizzare praticamente direttamente come è stato, è stato sempre fatto fino alla sessantasesima festa dell'uomo qui a Sgurna con eh, gente venuta da lontano gente venuta dal paese gente che si è presentata anche coi camper e quindi significa che questa cosa purtroppo quest'anno il coronavirus ci ha bloccato io ringrazio tutti quelli che hanno organizzato la festa dell'UA, da Bellotti, Antonio Bellotti, al, al comitato della festa dell'UA, alla Prologo, agli ultimi ragazzi della Prologo, a tutti, nessuno escluso, che si sono messi in gioco per poter realizzare la, le 66esime feste dell'UA. Quindi veramente grazie di cuore di questo che avete fatto e che eh, dovevamo farlo bene anche quest'anno purtroppo lo faremo virtualmente grazie ancora e ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 15 in, con questa diretta adesso passiamo invece a un, uh, un impegno che io ho, ho diciamo promesso eh, ed è una cosa molto molto delicata e importante riguarda l'acqua. Allora io ho avuto un incontro con la CEA dopo eh, delle discussioni forti e animate. Alla fine sono riuscito a fare questo incontro per parlare di alcuni argomenti. L'argomento primo importante è quello del semplivio. Quindi eh, vi ricordate che io dissi a tutti i proprietari della strada, proprietari dei terreni dove c'è la strada che si chiama Cese Bardellona? Beh, ecco, uh, mi hanno promesso che iniziano i lavori a prima di Ferragosto o dopo Ferragosto. Oggi è arrivata l'ufficialità di quando iniziano i lavori e le planimetrie che adesso facciamo vedere. E questo è il documento eh, ufficiale che poi eh, saranno: oh, questa è la planimetria, quindi tutto guardate quanto attraversamento devono fare, cioè significa che partono dalla Gorga, di là da a noi ci interessa tutta la parte di quindi parte. Passano tutta la strada, quindi da partendo da Gorga, c'è cioè il barlone che arriva fino giù a Gorga, fanno tutta quella strada, attraversano fino ad arrivare al serbatoio del Sembrivo Che significa questo? Significa che è un bel tratto di strada di, 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 di condotta e questo tratto di condotta rimetterà a posto tutta la pavimentazione e anche il regime delle acque di quella strada. Quindi eh, ve la leggo. Gentile sindaco, come anticipato per via brevi, la bonifica della tratta adduttrice del Sembrivio è in procinto di partire. Nei prossimi giorni riceverà dalla nostra ditta incaricata la, le richieste di autorizzazioni per l'apertura degli scavi stradali. Per il tracciato ricadente sulla viabilità di competenza comunale, l'avvio dei lavori è prevista tra la fine de, di ottobre e inizio novembre 2020 Questa è la lettera ufficiale che ho ricevuto oggi. E quindi, questo è il tratto di strada. Questo è un, un lavoro importante. Dico importante. Quindi, poi, per quanto riguarda. Guarda, eh, il resto. Io, oltre a quello, ho insistito anche, e qui ne devono avere anche di qualcuno che sta ascoltando questa diretta e che sa qual è il problema tutta la fase, che è quella, ho chiesto di sostituire la condotta per 700 metri dall'inizio del paese fino. a a Fonde, cavilla Fonde del Cerro, cioè che significa che tutto quel tratto, dove, a tutte le zone che ci sono lì della Fontana Caviglia, e poi che scende giù fino ad arrivare giù al, al camarco per capirci. Eh, quindi, tutta quella zona verrà fatta la nuova linea. Questa nuova linea permetterà prossimo anno quando non c'è. Eh, quando c'è siccità forte, di non di avere sempre l'acqua. Quindi, questo è uno degli impegni che io ho detto a tutti i, i cittadini, non concittadini, con perché su quella strada non è che ci sono tutti quanti di smurcola, eh? ci sono di anagni, ci sono di gorga, eccetera. Bene, questa battaglia l'ho portata avanti e siamo riusciti a, ad avere la risposta. Di quello che abbiamo voluto dare, questo significa eh, con anche la vostra collaborazione perché adesso, quando si faranno i lavori, faremo una riunione perché voi dovete passare su quella strada e quindi bisogna anche eh, trovare il modo come, eh, come fare. Quindi, allora, chi mi sta ascoltando, dei proprietari eh, di quella strada. Bardellona, di cui abbiamo fatto una riunione e io avevo promesso di entro settembre iniziare questa cosa. Ecco, oggi ho l'ufficialità da parte di Acea che mi dice quando inizieranno i lavori e tutto il tratto che avete visto come nella planimetria. Quindi questo rivedo è un discorso. Poi l'altro discorso che stiamo portando avanti sempre con, con Acea per far capire a tutti il, la situazione. Sul lato della sperimentazione del sistema anticalcare magnetico, adesso vi spiego, come anticipato stiamo organizzando lo spurgo eh, delle condotte del centro urbano per verificare al meglio il funzionamento dell'apparecchiatura installata, cioè che cosa è successo abbiamo fatto anche una riunione abbiamo portato anche degli schemi eccetera gente. allora vi ricordate tanti anni fa noi venivamo serviti solo dall'acquedotto Simbrivio e quindi i rubinetti eh, ci stavano ma il liquido dentro non c'era e quindi c'erano tutti i problemi a un certo punto mi è venuta questa idea e anche a coloro che stavano vicino in quel periodo sia in amministrazione e non nell'amministrazione, perché c'erano i, i volontari per sgurgola che mi hanno dato una forte mano quando mi sono insietato nel 1997. Bene, abbiamo che cosa fatto? Abbiamo pensato di fare un sollevamento. E allora abbiamo preso l'acqua del tufano e l'abbiamo portata sulla sgurgola. E quindi sgurgola è tagliata a metà: metà viene servita dal sembrino e metà dal tufano. Qual è il problema? Qual è? Adesso l'acqua ce l'hanno tutti difficile qualcuno può mancare ma abbiamo altri problemi c'è l'ultimo che ci sta quando non ci sta non ce l'ha nessuno però dico adesso l'acqua ce l'abbiamo bene o male il 90% del, durante l'anno non ci lamentiamo della mancanza d'acqua però quest'acqua qui del tufano è più dura e quindi che cosa fa? Eh, si, fa, fa rovinare tutto fa rovinare le lavatrici tutti gli elettrodomestici le docce le bombe e così via dicendo allora io feci questa riunione. E loro allora cosa hanno fatto? Hanno fatto questa sperimentazione. E vi dico pure a voi, tutti quelli che hanno l'acqua del Tufano, e ripeto, via eh, che è tutta la parte centrale del paese: quindi Corso della Repubblica, via Pietraria, eh, via fino a dove abito io oh, c'è cioè l'acqua del Tufano, quindi via, via Mendola 25 fino qui. Poi dopo è tutto sembrivio, eh, via Garibaldi. La Rocca, tutte queste zone San Giovanni, tutte no, San Giovanni no, tutte queste zone. ecco, Se qualcuno ancora ha ancora dei problemi, scrivete, fatelo sapere perché loro stanno facendo adesso. E abbiamo fissato un prossimo appuntamento il 30 di ottobre per effettuare un ulteriore incontro congiunto per valuta, valutare l'efficacia del sistema installato, cioè se questo sistema veramente funziona. Io gli ho detto che per quanto mi riguarda dato che sono l'ultimo, non funziona perché in questi giorni ne so cagnate di roba. Docce. Eh, pomba, eh, caldaia al mettere a posto certe cose lì, non ci sto capì più niente. Cioè è, è un problema, è un problema. Allora adesso stanno fare, faranno questo, questa sperimentazione in questo mese eh, quindi, questo spurgo e così dicendo, e poi il trend verranno per verificare se questa cosa se qualcuno ripeto ha ancora problemi o ha visto un miglioramento di quelle strade che ho detto io di quelli che prendono l'acqua del tufano me lo facciano sapere perché così faremo sapere pure a loro se sta, questo sistema funziona altrimenti dobbiamo prendere altri provvedimenti e prenderanno altri provvedimenti perché io su questa cosa ci vado fortemente eh, addosso perché è un problema che riguarda un po tutti e quindi questa è una situazione e poi eh, oltre a questo eh, eh, hanno, hanno oh, anche eh, diciamo preso in consegna se l'hanno presa la prendranno subito in consegna i tre tratti di condotta realizzati dal comune quindi si sta eh, formando un discorso molto interessante. Eh, e poi vi dirò certe altre cose, ma non ve le dico finché non ce l'ho in mano. Questa qua è una cosa che mi ha scritto oggi ACEA, e quindi eh, ve l'ho letta come mi è stata presentata. Quindi per via, Cese Bardellone state tranquilli. Avete aspettato anni, e adesso ci sarà una rivoluzione su quel tratto di strada. Sono convinto di questo per quelli di via eh, Fontecavilla fino a Cavaccione per capirci eh, quindi saranno infatti i 700 metri di tratto di strada che servono per poi alimentare queste, queste zone che sono purtroppo in certi momenti non hanno acqua e quindi ecco per questa sperimentazione mi raccomando se avete qualche, qualche eh, notizia qualche, qualche no novità su quell'acqua eh, che vi arriva del tufano è diversa da qualche mese fa, fatelo sapere. Così poi chiudiamo questo discorso. Bene, io devo solo ancora fare gli auguri di buon anno scolastico a tutti i genitori, studenti, insegnanti, dirigente scolastico e personale non docente. Finalmente potremo guardarci negli occhi e darci una mano, anche se metaforicamente dietro la mascherina perché tutti vanno la mascherina e quindi io mi raccomando già l'ho detto l'altro giorno l'altra sera non voglio ripetere da casa si esce con la mascherina chi prende il pulmino sulla, su, dentro al pulmino sempre la mascherina si esce dal pulmino si arriva a scuola con la mascherina fino a quando non è arrivato in cattedra e poi sarà l'insegnante a dirvi che cosa dovete fare quindi questo è il discorso della mascherina distanziamento e misurazione della temperatura, questo mi raccomando, ragazzi, genitori soprattutto, mi raccomando la misurazione della temperatura prima che escono i vostri bambini da casa, mi raccomando, questo significa volersi bene. Voler bene a, al prossimo, perché se uno si vuole bene a se stesso e fa queste cose, fa anche del bene al prossimo, e così via, via dicendo il prossimo fa bene all'altro. Quindi, questo è un discorso importante. Mi raccomando, e ancora. Buon anno scolastico a tutti. Grazie e ricordatevi che dal medico si va sempre per appuntamento, lo stesso le ricette vanno prese per appuntamento e non dobbiamo commettere errori o leggerezze che rendono inutili i sacrifici fatti fino ad ora. Grazie e buona serata a tutti.